31 dicembre 1947 la Costituzione della Repubblica Italiana viene firmata dal Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, dal Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, dal Presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini. La Costituzione entra in vigore dal 1 gennaio 1948. Al centro del potere è il Parlamento italiano, formato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica. Nel 1948 a Montecitorio il primo presidente della Camera è Giovanni Gronchi, democristiano, che sarà presidente della Repubblica nel 1955. Seguiranno successivamente, da allora a oggi, i seguenti presidenti della Camera. Nel 1955 Giovanni Leone, democristiano, che sarà presidente della Repubblica nel 1971. Nel 1963 Brunetto Bucciarelli Ducci, democristiano. Nel 1968 Sandro Pertini, socialista, presidente della Repubblica nel 1978. Nel 1976 Pietro Ingrao, comunista. Nel 1979 Nilde Iotti, comunista. Dopo le terribili distruzioni causate dalla Seconda Guerra Mondiale, gli italiani devono ricostruire fabbriche, strade, ponti, ferrovie, porti. Nell'aprile 1948, dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione, vengono indette le elezioni per la prima Camera e il primo Senato della Repubblica. Viene adottato il sistema elettorale proporzionale in base al quale ciascun partito elegge un numero di parlamentari in proporzione ai voti ricevuti. Votano tutti i cittadini che abbiano compiuto i 21 anni, perché quella è considerata allora la maggiore età. Le elezioni del 18 aprile 48 saranno importanti perché decideranno chi dovrà governare l'Italia. Si fronteggiano due grandi coalizioni. A sinistra il Fronte Popolare, che ha per simbolo Garibaldi e comprende i comunisti, che hanno per leader Palmiro Togliatti, e i socialisti, il cui leader è Pietro Nenni. Dall'altra parte la Democrazia Cristiana, che ha per simbolo lo scudo crociato, è sostenuta dalla Chiesa e dal Papa Pio XII e ha per leader Alcide De Gasperi, che dal 1946 presiede il governo italiano. I partiti minori fanno capo a Saragat, Pacciardi, Giannini dell'Uomo Qualunque, ai monarchici e al Movimento Sociale Italiano. Lo scontro è durissimo. Personaggi del cinema partecipano ai comizi. L'affluenza alle urne è massiccia. Si prevede una vittoria della sinistra. Invece, la vittoria della Democrazia Cristiana sarà schiacciante. Alla Camera dei Deputati, Democrazia Cristiana 55,5%, Fronte Democratico Popolare 30,5%. Al Senato, Democrazia Cristiana 54,8%, Fronte Democratico Popolare 31,2%. Questo risultato clamoroso garantirà la maggioranza assoluta alla Democrazia Cristiana, che resterà al governo del Paese per oltre 40 anni.